Oddio, ho trovato una cosa leggendaria. Stratega permanente leggendario. Ala d'argento perduta. Bello. Qualcuno in chat è... Scattiamo qualcos'altro. Vediamo qua cosa trovo. Velkoz. E l'abbiamo già, quindi disincantiamo. E adesso posso permettermi di sbloccare uno di questi champion. Blocchiamo Nocturne, che è prossimo a farsi. Se siamo alla lettera K. Tacchete. Bam. Sì, hai visto? Sei contento che esce? Esce finalmente la canzone Tapparella Song. Ragazzi, vi faccio vedere. Anzi no, dovreste andare voi. Però ve lo faccio vedere, perché facciamo vedere che non ci interessa la view. Su Instagram, nuovo post, anche nelle storie l'ho messo. Usciranno. Eccole qua, guardate qua. Che grafica potente. Prossime uscite, Tapparella Song, 17 aprile. Ok. La Pentakill Song esce al mio compleanno grazie del regalo cugino. Oh, Marzo, che bello, dai, un cuoricino se l'è meritato. Pentakill Song, 24 aprile. Guardate qua che fierezza. Sono lì che ballo, tipo... Madonna santa, la Pentakill. Che cosa fichissima. E poi parole proibite. 1 maggio 2022, ragazzi. Si inizia il mese di maggio proprio con una potenza. Ah. Eccole qua. Molto bene, molto bene. Spero siate felici. Folle, assolutamente. Spero siate molto contenti di questa cosa. Andate anche voi a vedere su Instagram. Teoricamente il 1 maggio non si lavora per la festa del lavoro. Quindi niente live. Se faccio live, stiamo praticamente dicendo che lo streamer... Fare lo streamer non è un lavoro. Se non faccio live... Ragazzi, mi avete messo in un buco adesso. Come facciamo? Porca puttana. Mi avete messo con le spalle al muro. In questo momento vorrei prendervi e sbattervi a voi. Vabbè! Faremo live comunque. Che giorno è? Domenica. Va bene. Facciamo la live super efficiente. Vengo in live ma senza lavorare, esatto. Vengo in live ma non parlo. Una live dove faccio così, sto così e basta. Gioco senza dire nulla. No, no, just, niente Just Chatting, proprio gioco, perché sennò Just Chatting è fare live. Io non devo intrattenere, non devo fare niente, non farò il mio lavoro. Quindi sono mid. Deboli temono le ombre. Bene che hanno bannato Veigar, se no saremmo stati full AP. Ok, ok. Non è la fretta build questa, ragazzi, ma è la laserata oppure esplodi. Ecco, in questo caso è laserata. Mettiamo una Dark Harvest perché ovviamente è potentissimo per far penta e prendersi le kill più facilmente, che cioè sono questi danni extra sui nemici che hanno poca vita. Questo perché è l'unica fonte di cura che abbiamo, oltre a Yumi ovviamente, dato che hanno tolta l'unica runa che curava, e vabbè, ci cureremo una volta ogni 20 secondi. Questo per avere più danno e si stacca facendo le kill, cioè questa è la stessa identica cosa di questo, solo che ha un effetto in più questo, ovvero metti poro, però ci metti di più a staccarlo. Questo basta che ammazzi gente, in low è lo più facile. Cacciatore di tesori, per far prima soldi, perché tanto questa non serve col down della ulti. Luce di movimento, fuori dai combattimenti. Oggetti attivi. Quindi soldi prima, finiamo prima la build, diventiamo prima più forti. Recupero di mana, danno incrementato sui nemici con poca vita, che si potenzia insieme al Dark Harvest, quindi più facile da stittare. Danno, danno e resistenza. In questo caso resistenza magica perché abbiamo contro un Victor e una Kali che fanno danno AP. Quindi penso che Victor sia mid e Kali top. In ogni caso è buono. Ecco la spiegazione delle rune. Ovviamente barrier perché tanto siamo un ranged, non vogliamo mettere l'ignite eccetera. Il teleport sì, può essere buono ma è stato stranerfato. E poi in generale è meglio sopravvivere di più in late game che arrivare prima in una lane o fare un gank alle spalle dove magari si fa una doppia. Ma noi vogliamo fare penta. Quindi barrier. Bene, Magic Resist. Hanno anche Blitzcrank che fa danno AP. Quindi ancora meglio Magic Resist. Ed eccoci qua. Siamo pronti?
Ieri stavo facendo penta con Vex senza nemmeno sapere come. Brava. Questo voglio sentire. E voi fate penta senza capire il perché? Secondo te è questo? Allora, io ti posso consigliare su Kalista, puoi provare l'Explodi Build, se vuoi provarla anche te. Ovviamente con l'Hail of Blade e non col Dark Harvest. Se vuoi provare qualcosa di diverso. Va bene, andiamo così. Allora, Kog'Maw... Kog'Maw, ragazzi. Cosa vuole fare Kog'Maw in early game? Lei è buona? Non penso. Un piccolo slow all'inizio e 70 danni non sono un granché. Al massimo possiamo fare la W. La Q già fa più danno e ci dà anche attack speed. Vediamo. Oh cazzo. Garen ci saluta. Kog'Maw Suprema sia il god, Alien Fede sei sicuro? Non lo so. Questo io non ne ho idea. Sputiamo però. Niente. Un cazzo sputiamo. Sputiamo. Ragazzi, e che cazzo è? Due biglietti. Faccio il 2 e vado ad aiutare. Restano ancora lì? No. Ok, questo ha fatto l'acqua al contrario. I biscotti gli hanno dato un sacco di vita, cazzo. Attenzione, Garen abbandona due volte la partita. Giusto il tempo di morire da Akali. E ora è tornato a giocare. Va bene. Cazzo, quanti HP gli danno sti biscotti? Ma cos'è? Le pozioni. Non casino, cazzo. Sputiamo. 50 danni gli fa lo sputino. Però stiamo mantenendo una buona... una buona aggressività. No, no, semplicemente è crashato. Che cazzo. Sai che gli abbiamo fatto dei bei danni? Dobbiamo stare attenti a Jarvan, che comunque sia è difficile avere... è difficile avere un buon positioning contro di lui, che in qualsiasi momento può farti EQR e tu non puoi più fare un cazzo. Eccolo qua. Non aveva l'ignite. Vabbè, farmerò. Più o meno. Forse potevo non farmi esplodere vicino alla wave, così pushava per loro. No, vabbè, pusha... pusha male, pusha bene, non lo so. Vabbè, comunque una kill l'abbiamo fatta, ragazzi. Quindi direi che è worth. Buonasera Pier, ben arrivato. L'ultimo game che ho giocato ho usato l'esplode build ma con l'arco scudo e ho fatto 28-15. Il problema è sempre giocarla a DC senza un premade, almeno in giungla, visto che quasi mai sblocco la ulti al 6. Infatti è quello il problema. Mi perdoni per il ritardo, non ti preoccupare che ti serve. Beton Sal, grazie del Prime, bentornato. Secondo mese. Ciao cugino, io non gioco a LOL, vorrei iniziare, ma sono scarso, la mia morosa è nettamente più forte di me e mi ha consigliato di guardarti. È vero, e chi è? Che carina. Fa piacere, mi fa piacere. Beh, ma già avevi la sub da un mese. Era arrivata donata, forse, per quello non mi conoscevi. Comunque, sì, io spiego molto. Se lei è molto più brava di te, puoi anche giocare con lei, magari ti spiega qualcosa. Che tipo di personaggi ti piacciono? Grazie mille comunque del Prime. Ho iniziato a giocare a LOL per colpa tua ed ora ci sto facendo le notti. Pelatino, buonasera. Ah cavolo, sai Pelatino, mi sono dimenticato di scriverti quella roba. Vabbè, te la scrivo dopo la live. Eh sì.
Guarda, c'è Codice a barre che è molto felice. Ci guardiamo sempre i tuoi video, molto belli. Vorrei tanto che giocassi questo Tutto campione. bene, tutto bene. Eh sì. LOL è un gioco che allora all'inizio ci sono due opzioni. O ti fa cagare al cazzo e dici: ma cos'è sta visuale, sta grafica? No, no, non mi piace. Lo abbandoni, poi magari lo riprendi dopo un po' di tempo. Oh cazzo! Oh merda, sono morto. Vabbè, non fa niente. Dicevo, è un gioco che tipo all'inizio ti fa schifo e poi magari lo abbandoni e lo riprendi più avanti. Non si sa perché, tipo nella vita, qualcuno ti ha fatto ritornare lì e dopo capisci un po'. Una volta che capisci, il fatto è questo: c'è uno scoglio iniziale su League of Legends. Una volta superato quello scoglio all'inizio, e che inizi a capire un po' di più del gioco, inizi a essere più cosciente di ciò che accade, eccetera, allora diciamo che ti diverte un po' di più. E quindi vuoi provare tutto, vuoi provare campioni. E vuoi scoprire il gioco, eccetera. Inizi a informarti, guardi, che ne so, guide, video. Giochi con gli amici, provi campioni diversi, bla bla bla. Almeno così l'ho vissuta io e la maggior parte degli amici che conosco. Oppure un gioco che tipo ti prende proprio da subito e non riesci più a smettere di andarci. Ovviamente, poi una volta che inizi a essere molto cosciente, cioè proprio è lo stereotipo della vita, ragazzi. Una volta che inizi a essere molto cosciente del gioco e a capire tutto, piano piano inizi ad odiarlo. Perché, ovviamente, dici: che palle questo campione non è bilanciato, che palle questa cosa qua, eccetera, eccetera. Ti infastidisce qualsiasi cosa, poi arrivano le persone che ti flammano, le ranked, inizia il periodo tossico. Stardina. Madonna santa! Porca sto cazzo di Jarvan! Tre volte sono morto, tre volte da lui! Peccato. Avremo la nostra vendetta, ragazzi, non vi preoccupate. Qua potevo ucciderlo. Non pensavo che la ulti mi ammazzasse, se no usavo il barrier. Peccato. Io sono stato per 4 anni che ho detto che schifo sta merda di gioco, ora ci gioco ogni giorno e sono quasi plat, appunto. Come tutti i multiplayer, purtroppo. Però ci sono alcuni tipi di multiplayer che non sono così, tipo tu vai su Call of Duty, no? Uno sparatutto. Sai già cosa ti aspetti perché ne hai visti migliaia, sono tutti uguali, hanno la stessa impostazione grafica, l'arma al centro, non so, le munizioni in basso a destra. Sai che devi fare il deathmatch oppure devi fare il battle royale, adesso ci sono quelli. E quindi sai già cosa aspettarti, anche se è un gioco che non hai mai giocato prima. Anche se è multiplayer. Un biglietto. E invece su LoL è proprio una cosa completamente diversa da quello di cui, da quello a cui una persona magari. Oddio! Ok, cazzo, ho missato. A quello a cui una persona normale è abituata. Perché magari non ha mai giocato a un MOBA. Non ha mai giocato a un gioco con una visuale così. Tra l'altro, gioco possibile fare soltanto da PC, appunto. Per la PlayStation, console, qualsiasi, non potrebbe mai esistere una roba del genere. Dovrebbe essere adattata e sarebbe abbastanza scomodo. Quindi, appunto, è più per una nicchia, diciamo. Però una volta che inizi ad apprezzarlo, ti ci infissi. Va in fissa proprio così. Ho abbonato per quasi 1 o 2 anni. Ecco, io so che LOL mi faceva schifo al cazzo, appunto. E poi dopo riprendi a giocarlo e ti piace. È così, ragazzi. Un nemico è stato ucciso. Io comunque a Kali non posso vincere in 1v1. Ma porca put... Sì, vabbè, ultami un'altra volta, non lo so. No, perché... Avevo ucciso. Vabbè. Cosa è successo? Niente, Yumi gli ha dato l'attacco base e quindi ha preso la kill a Yumi. Vabbè. Fa niente. Aggiungiamo difficoltà alla partita. Non fa nulla. Tanto lo sappiamo che riusciremo a fare pentakill lo stesso. Ciao, Killzan.
Devo capire un attimo come muovere. Io gioco ai Souls e questo è molto più difficile. Beh, ovviamente, questo è un gioco contro altri giocatori. Soul, principalmente sono PvE, no? Per la maggior parte. Tutti Soul-like, sono tutti boss che ha determinate mosse e via. Buonasera, Miao. Poi so che c'è anche la componente PvP dove uno può entrare nel tuo mondo, però non penso che tutti lo facciano, ecco, sta roba qui. La chat di gioco, non l'ho vista, adesso sto cercando di rimediare, ragazzi. Cercando di rimediare. Ai pasticci iniziali. Diciamo che questo Jarvan, come vi dicevo all'inizio, è impossibile mantenere, se sei una di carry, un positioning corretto contro Jarvan. Perché in qualsiasi momento lui ti può fare la combo, a qualsiasi distanza si trova, e ti fa. Molto semplicemente. No, mi ha preso? Non ci credo. Oh, ce l'abbiamo fatta! Andiamo bot. Forse sono dal drago. Due biglietti. Ok. Viene 4-0. Full vita col blu. Non so se ce la facciamo questa, eh. Oddio santo, basta flashare. Affanculo, cazzo. Peccato. No, vabbè. Hai detto. Tanto non ci uccide nessuno, però che fastidio. Peccato, ragazzi. Ok, 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 è buono, è buono, è buono, è buono, è buono, è buono. Era buono, purtroppo. Blitzcrank mi ha silenziato mentre facevo mentre volevo fare la Q e quindi l'ha presa Lily. Ai, ai, ai. Partita iniziata malino, ragazzi. Però per fortuna il nostro Garen è Magic Resist. E quindi non è una grande minaccia. Invece sì, è riuscito a prendere lo shutdown su Jarvan. Non si sa come. Garen, full Magic Resist, riesce a uccidersi un Jarvan 4-0. Boh, vabbè. È il mistero di Garen, ragazzi. Sono in One for All e siamo Shen contro Mordekaiser. È più brutto sto champion? No, assolutamente no. Chocomau è molto forte, molto divertente da giocare. E sarà brutto esteticamente, però è molto molto bello. Sinceramente, il gameplay mi piace molto. Adesso questo game è iniziato male, ma questo non vuol dire che faccia schifo, anzi. Fidati di me. Io ti dico che è una potenza incredibile. Ahem. Cosa ci prendiamo? Facciamo la Q. Stavolta ci muore. Dai che voglio fare la prima torre. Dai che voglio fare la prima torre. Fanno prima loro. E niente. Oh cazzo! Ma è una gioia in sta partita, eh? Un cazzo di gioia. Una piccola gioia vorrei, non si può. Andiamo botlane, proviamo a fare la kill su quella 4-0, mo non ha il flash. Come modellato dico. Eh no, vabbè. Porca troia, ma che cazzo di sfiga di merda, ma che game del cazzo, tutto che mi ruba tutto, tutto che mi ruba tutto, vaffanculo, good job sta minchia, vaffanculo che palle, niente ragazzi, sto tiltando, iniziamo male la serata, shutdown da
800 gold andato ad Ash. Che cazzo di sfiga. Io sto arrivando alla giungla divertente solo con Lilia, ma provando altri champ non mi ci trovo. Tipo Warwick, Gwen, c'è niente. Forse so strana io. Boh. So. Dove sei andato? Perché sei andato mid? Dobbiamo prendere il blu. Ovviamente. Non avrò nemmeno quello in questo game. Non avrò nulla in questa partita. Basta saperlo. No, via, fuori dalle palle. Guardate che danni che faccio. Pensate se mi fossi potuto fiddare. Visto, cazzo. Fidatevi del vostro Kog'Maw, lasciategli le kill. Cinque kill, cioè comunque buono, però porca troia, mi sono sparite proprio le kill più importanti. Buonissimo. Vai. Buono. Ci stiamo rifacendo di tutto lo scam che abbiamo appena subito, ragazzi, Non so se avete visto, ci stiamo rifacendo di tutto lo scam. Il cugino che fa questo effetto, che effetto faccio? Molto bene. Avete visto quanto cazzo è potente? Sai che adesso che sono qua a guardare sta live mi sento proprio felice, non so perché. Oh, grande Paolo, mi fa piacere. Buonasera bomba, ben arrivato. Allora, abbiamo fatto vedere i nemici, abbiamo dimostrato la potenza del Kog'Maw. Ora loro sanno cosa possono temere, cosa possiamo fare. Ci prendiamo le scarpette Magic Resist, Magic Pen. Poi possiamo farci All Cosmic per spammare di più la nostra E, che è molto importante come spell. Oppure il Focus Horizon. Horizon Focus, non so come si chiami. E anche quello è molto potente. Giuro che per questo effetto. Bene, ragazzi, sono contento. Nonostante stessi tiltando, prima di lui che dicevo: no, ragazzi, sto tiltando, basta, vaffanculo. E poi è il cugino che fa l'effetto felice. Purtroppo esiste, cazzo, Jarvan di merda. Purtroppo esiste Jarvan, ragazzi. Preme R su di me e non posso più muovermi da quella cazzo di muraglia che mi mette intorno e muoio per forza. Se non fosse per quel Jarvan che continua ad arrivarmi da dietro come una puttana, forse riuscirei a salvarmi qualche volta. Che ne dite? Cosa possiamo fare per evitare che accada ciò? Potrei prendermi la Zonia. Però poi mi shotterebbe comunque Akali, perché è lei che mi fa i danni. Anche se in realtà me li fa anche lui. Con l'Ignite pure, cioè, talmente stronzo che non ha bisogno del flash, perché tanto c'ha la E, AEQ. Che cazzo gli serve il flash? Tanto vale mettere l'Ignite e uccidermi più facilmente, poi morire dai miei compagni in modo stupido. Sì, adesso facciamo le scarpe per i soldi, però non dodgi un cazzo, non è che puoi doggiare la ulti di Jarvan. Cioè, punta e clicca. Io ovviamente ero contro Victor, ragazzi, però stavo stravincendo e allora lui è andato top lane e si è fatto sostituire da... Buono.
Allora. Ciao cugino, come va? Bene, bene, bene. Come va? Molto male, va. Allora. Cosa dobbiamo comprare adesso? Loro non stanno comprando Magic Crisis, questa è una cosa buona, però... Il relay può andare bene? Dopo che uso la ulti su un nemico, lo slow per un secondo, e dopo posso riultarlo più facilmente. E l'idea sarebbe questa. Oppure c'è anche la Lich Bane, volendo. Peccato, non l'ho presa. Vedete, se faccio così, poi la slow, e dopo è più facile ribeccarla. Però, vabbè, in realtà è facile comunque. Il problema è che questi mo surrendano. Ora che mi sono fiddato io, c'era già tutto il mio team fiddato e quindi questi surrendano. O forse no, perché Akali sicuramente mette no. Vayne mette no che è 5-3. Jarvan anche lui secondo me mette no. Perché comunque sia Jarvan ha avuto un buon early game, si sente ancora forte. Sì, 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 no, non ci sono probabilità che surrendino, ragazzi. Non per ora. Quindi secondo me è buono, continuiamo così per la nostra strada. Is FFA worth my time? No, 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 no. Non serve, non serve. Buonasera Digis, quanto tempo, ciao bello. Intanto riappari anche tu. Ecco, voi vedete, fanno le kill, quindi sono contenti. E prendono quel piccolo sprizzo di felicità che gli serve per non surrendare. E poi uccidono persino me. E quindi sono ancora più felici. Poi vincono la partita e non surrendono. Così siamo più tranquilli, che siamo sicuri. Cosa prendiamo, ragazzi? Sono molto indeciso, in realtà. Io prenderei questo per incrementare i danni. Tanto comunque sia un po' di ability haste la dà lo stesso. Sicuramente movement speed è buona, eh. Cioè, se noi prendiamo il cosmic, lo prendiamo per la movement speed. Facciamo questo, poi pensiamo al relay. Vediamo. Sì, Blitzcrank ha fatto Frozen Air first time, perché vuole rallentare Ash e non so chi altro. Forse me, forse Gar... Forse Gar, non so. I famosi, la famosa attack speed di Gar. Però effettivamente trotto la meno veloce dopo. Abbiamo un bel drago della montagna che ci aiuterà di certo. La Banshee, sì, la Banshee può aiutare. È un oggetto difensivo ottimo. Però... E questo qua mi dà fastidio perché ci metto tanto a ucciderlo. Non è vero. Però guarda quanto mi hanno sprecato. Porca miseria. Beh. Devo dire che i danni ci sono. Sono in re in cucina! Doppia uccisione. Oh, qua facciamo la tripla. Scherzavo, troppo tempo è passato. Purtroppo ragazzi, Akali. Akali è Akali. Cosa dicevamo di Akali giorni scorsi? È l'altro campione contro cui è davvero difficile fare penta. Perché ovviamente si salva tanto facilmente. Nel senso, con 10.000... Raga, quanti cazzo di scatti ha Akali? Alla E due scatti, la ulti due scatti. Poi l'invisibilità. Niente. Ma che cazzo è? Cioè? Ma cosa ha fatto sto piccione? Il piccione invisibile. Vabbè, muore. Primo, grazie della Saba Nayuki. Ben arrivata Nayuki. Sei contenta? Hai visto come ti trattano, Pulcinella? Ciao Trafalgar. L'ombrofiamma, sì, c'è anche l'ombrofiamma volendo.
No, scherzo, in realtà Kali sta iniziando a comprare Magic Resist, quindi se facciamo qualcosa facciamo la Void Staff. Strano, vero? Allontanati che prendi i soldi della torre. Niente, mai curato. Mi sa che lo prendi anche tu. Oh beh. Lo sputacchio è arrivato, ragazzi. Lo sputacchio è arrivato. Però non basta. Non basta. Per far penta ci vuole Ben Affleck. Vado back, abbiamo 3000 gold, mi compro questo e poi ci pensiamo. Clicchi in base è come se stessi attaccando il Nexus. Cosa prendiamo, ragazzi? Questo per sloware? Se li becco una volta poi è finita, però abbiamo poco mana. Cioè io non posso spammare la ulti, prima o poi la finisco la in mana dopo un po'. Iniziamo a fare questo, che lei sta comprando la Banshee. Se no possiamo prendere questo? Lo scettro? Perché lo scettro non mi piace mai. Cioè, ok, però mi dà quei 860 di mana che potrebbero essere buoni. Ciao Rep, ciao bellissimi. Come sta andando? Questa Yumi performe come ieri? Chiudere la goccia, mi fa sempre schifo chiudere la goccia. Mi fa cagare il Seraph, ragazzi, ve lo volete capire. L'hanno cambiato in brutto. Cioè, il Seraph è brutto, è diventato brutto. Perché da CDR, non me ne frega un cazzo del CDR. Una volta ti dava AP in base al mana. O era forte. Ora ti dà Ability Haste, ma non me ne faccio un cazzo dell'Ability Haste. Più 19 Ability Haste mi dà. Voi non lo vedete perché ci sono io sopra. Aspetta, mi tolgo un attimo. Guardate. Vedete? 19 ability haste. Wow! Madonna! Cambierà la vita. Nessuno potrà togliermi il dado. No! Porca merda! Lilia! La tua cazzo di passiva che fa danni nel tempo era la mia penta, quella è la mia penta! Ma perché? Perché Liendry? Cambia la build subito! Non fare Liendry su Lilia! Lo fai se sei scarsa! Va bene. Vabbè. Prendiamoci questo. E anche la pozza. Ora ho molto più AP di prima. La ruota premium è la ruota con più premi. Eravamo riusciti a uccidere persino Akali. Stai lì, cazzo. Quanti sono qua? Bene, il lavoro qui è finito. Aspettiamo il prossimo respawn. Fate la flat, la magic pen non percentuale, Solga. Hanno una Banshee con 45 di magic resist. Quella Akali. Ed è anche la più difficile da uccidere. Sinceramente non ho bisogno di flat per uccidere gente che già uccido facilmente. Ma ho bisogno di magic pen per uccidere quella che faccio più fatica a uccidere. Perché, ovviamente,
E ho paura che surrendano. Eh sì, ho paura che surrendano anch'io, però hanno preso il drago. No, you took or for Drake. Ecco, dimostriamoci tristi. Così magari non surrendano. La tua squadra ha distrutto un inibitore. Sono in 4? Convenga che spana tra poco 5. Possiamo fare penta. Abbiamo solamente una Ash in mezzo al cazzo che potrebbe rubarla. Io, ragazzi, dico di provarci. Buono, buono, buono. Vabbè. Tanto vale che muoia anche Ash a sto punto. Scappa però. C'è Garen che ti vuole salvare. Bene. Cosa cazzo fa? Perché Garen non combatte? Ha la ulti? QR? Niente. Ah, vuole che vai su di lui. She's a bot. Meno male che l'hai lato, sennò moriva. Va bene. Ash stila 100%, non ha stilato. Però Vayne mi ha shottato, giustamente. Abbiamo bisogno anche della Zonia. Allora, penso che il posto delle scarpe farò la Zonia a sto punto. Tanto, Akali, riusciamo a tenerla, più o meno. Il problema è questa Vayne che se ci fa 3 attacchi base o 4, muoio. Garen si stava impegnando a perdere, tanto vale lasciarlo morire. Eh sì. Però la nostra Yumi è stata clemente. Andiamo a fare il blu. Veloci, 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 veloci. Buono. Allora abbiamo un Garen in zona top lane. No, cazzo. Va bene. Lasciamo che i miei compagni muoiano. Forse. 30 secondi a Victor. Il problema è che Victor è uno di quelli che ci aiuta a fare la quadra. No, sono troppo aggressivi i miei compagni. Sono troppo aggressivi. Ok, non ha la ulti Jarvan. Go Baron Ash più Garen. I can push. Go. Why not take it? Cause you are here. Perché non lo prendo? Perché non lo prendi tu, scusami? Fai da me la domanda. No, Ash di merda, vedi, lo sapevo che stanno... Dio santo! Che palle, che sfiga di merda, Ash, che due poglioni, ma batti... I said to you to go to the fucking Baron, affanculo. Vabbè, compro la pozza. Io, ragazzi, non so cosa devo fare. Cioè, è così semplice. Vai dal Baron, faccio sta cazzo di penta, finiamo il game. No, vogliono continuare la partita. A quanto pare si stanno divertendo molto, allora continuiamola. Oggi sei proprio cattivo. Per forza, questa partita è una sfiga. Ma vi siete accorti, ragazzi, che sfiga ho avuto per tutto il game? Dall'inizio della partita che mi stilano tutto. Tutto, eh. Ok, adesso ho 23 kill perché non possono stilare all'infinito. Prima o poi la sfiga finisce. Però continuano adesso a stilarmi le cose. Se io non avessi avuto tutto quel problema all'inizio, avrei già fatto penta da un pezzo, probabilmente. Guys,
I have a dream. Can you let me doing the pentakill without steal it? Oh, quella c'ha pure. Buona, 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 buona. Avete visto? Mai arrendersi, mai arrendersi. Tenacia fino alla fine, ragazzi. Tenacia fino alla fine, mai arrendersi, ragazzi. Questo è l'insegnamento della partita. Ora si può ballare. Let's go! Dancing chat. Questa ce la siamo meritata, ragazzi. L'abbiamo cercata fino alla fine, non ci siamo arresi. Let's go! La cattiveria era tutta quanta, vabbè, era giustificata. La cattiveria era giustificata perché io sapevo che potevo farla. Ecco qua, vaffanculo. Cioè, la cattiveria, diciamo che era giustificata perché, insomma, io ho avuto, sofferto molto. Ciazzo, bene, per un minuto. E l'abbiamo fatta. Queste sono le penta, quelle soddisfacenti. Quelle che fino alla fine sei lì, fino alla fine sei lì a cercarla, paf. Bene, cazzo. Thank you team per avermi non stilato la penta. Bastava chiederglielo, cioè alla fine non penso nemmeno l'abbiano letto. Se è successo e basta, perché tanto qua erano tutti, non stavano concentrati. Porca! Bene, ragazzi, abbiamo letteralmente finito la lettera K ufficiale, vero? Abbiamo conclusa? Andiamo a vedere.